Siamo con il vice sindaco di Portofino. Buongiorno. Buongiorno, si chiama? Giorgio D'Alia. Giorgio D'Alia, perfetto. Allora, Portofino la conosciamo tutti, è un paese che bada soprattutto alla qualità, no, dei turisti, degli ospiti che vengono sia a soggiornare che a visitare. Questo è un evento che è molto importante perché comunque è selettivo. Quanto è importante, diciamo, per la città di Portofino? No, per Portofino è un evento molto importante perché contribuisce a farci conoscere il nostro borgo insieme a tutto il territorio e ci mette a sistema con tutti gli altri. Quindi siamo tutti insieme con un'offerta unica in cui si sottolinea anche la presenza di Portofino. Benissimo, allora quest'anno ci può essere la mancanza di turismo russo, no? I russi chiaramente per ovvi motivi non verranno. Portofino è una delle mete ambite, diciamo, da questo tipo di turismo. Come pensate di ricollocare il turista che mancherà, ecco? No, ma intanto iniziamo col dire che il turista russo era presente, però comunque il calo è minimo perché la percentuale, appunto, di influenza del turista russo era sul 3-4%, quindi sarà un calo minimo. E noi speriamo invece di ampliare l'offerta per tutti gli altri, e quindi con ovviamente il turismo americano, il turismo inglese che è sempre venuto da noi, insieme appunto a magari anche a nuovi mercati, sul mercato asiatico, che comunque è in continua espansione. Novità per Portofino quest'anno? Ma abbiamo ripreso appunto coi nostri eventi, avremo le regate già appunto in primavera dal 21 al 25 aprile. Poi mi è gradita l'occasione per pubblicizzare il nostro castello, che è gestito dalla società Portofino Mare, interamente partecipata dal comune, che si va a collocare appunto in altri asset che stiamo valorizzando. Benissimo, allora noi ringraziamo il vice sindaco. Grazie di Portofino. Mandiamo i nostri saluti anche al sindaco. Al ovviamente. Sindaco, ovviamente. Che ogni tanto ci viene, certo, ci fa la cortesia di certo venire. Che vi saluta e vi ringrazia. Ecco. E vi aspettiamo a Portofino.